torna in piazza Plebiscito per la 14ª edizione la maratona internazionale Trofeo Banco di Napoli, uno degli appuntamenti più attesi da podisti e amatori in programma domenica 29 gennaio a partire dalle 8.30. La giornata ecologica accompagnerà i maratoneti italiani e stranieri nella tradizionale gara dei 42 chilometri. Le squadre sono composte ciascuna da 3 podisti e attraverseranno la città a partire da piazza Plebiscito fino alla mostra d'oltremare. 1200 podisti agonisti con provenienti da tutto il mondo, quindi ancora una volta Napoli al centro di un evento importante di portata appunto mondiale e ovviamente con una cartolina invidiabile in questo momento, ancora migliorabile per la verità, ma certamente una Napoli pulita. In occasione della maratona cittadina numerose anche le iniziative collaterali in programma nel villaggio di Piazza Plebiscito. Sabato sera esibizioni musicali, ma l'appuntamento per i più golosi è con il Ciocco Fest. Fino a domenica resterà allestita la fiera gastronomica dedicata al cioccolato. Abbiamo un numero di atleti stranieri abbastanza nutrito. Ciò significa che la bellezza dell'anno scorso con la mostra d'oltremare e con le fontane accese ha fatto il giro del mondo. E questa è una grande opportunità che deve conservare Napoli, perché noi puntiamo attraverso questo anche a fare nobilitaria e elevare il livello di visibilità della nostra città che è così bella. Alla maratona che quest'anno porta a Napoli il campione olimpico di Seul nell'88 Gelindo Bordin è abbinata anche la Corri Napoli, gara non competitiva di 3 km che si correrà sabato alle 10 da Piazza Plebiscito. Il periodo, quindi il clima che c'è in questo momento è un clima perfetto per poter correre la distanza e naturalmente anche gli spazi ampi che la città offre permetterà alla gente di correre comunque bene dal punto di vista tecnico, però io spero soprattutto che la gente che viene a correre qui a Napoli, gli amatori, si divertano ad ammirare questa città.